Oggi è come se vivessimo tutti una relazione a distanza. Persino la faccia del nostro vicino ci sembra ormai un ricordo. A meno che tu non abbia un cane o un sacchetto della spazzatura da portare a spasso, gli unici esseri viventi che ti tocca vedere ogni giorno sono quelli che hai scoperto essere i tuoi familiari. Brava gente, per carità. Il coronavirus è diventato un problema grosso per le coppie non conviventi. Eh sì, perché l'iscrizione gratuita a Pornhub Premium, che tanto ci ha gasato all'inizio, dopo un mese sta iniziando a causare le sue prime tendiniti. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di contatti umani. Finalmente, però, stiamo provando cosa vivono tutti quei pazzi che si cimentano in una relazione a distanza. Beh, io sono uno di quelli. Un anno fa, per la prima volta in vita mia, ho cominciato a frequentare una ragazza australiana, la terra dei canguri, un paese fantastico, ma uno dei più distanti al mondo dall'Italia, circa 16.000 km da casa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Mi sa che l'ho presa un po' troppo alla lettera. Perché è quasi impensabile innamorarsi di qualcuno che vive così lontano? Sin da piccoli siamo abituati a trovare il nostro primo amore a scuola, ad avere tutto ciò che vogliamo all'interno della nostra cerchia di amici. Poi cresci e cominci a viaggiare, studiare, lavorare, insomma, a costruirti un futuro. Ma non penseresti mai in una di quelle esperienze di innamorarti? All'inizio dello scorso anno, durante la mia esperienza televisiva, ho creato insieme a Mary Sarnataro un format chiamato Tinder e sorpresa. In poche parole, creavamo profili fake per alcune celebrities e organizzavamo incontri con i match di Tinder. Questo fu il mio primo approccio in assoluto con un'app di incontri e dopo aver usato Tinder per un anno ne diventai praticamente un nerd. Sapevo come creare un profilo che catturasse attenzione, come scrivere la giusta bio e grazie alle mie skills da videomaker come scattare foto accattivanti. Quindi una volta terminata la serie TV mi sono chiesto, ma perché non provare tutto questo su di me? Decisi allora di creare un profilo personale. Ai tempi vivevo a Milano, in un quartiere universitario, pieno di studenti da tutte le parti del mondo. Si sa, le app come Tinder ti fanno interagire con persone geolocalizzate nella tua stessa area. Allora la mia tecnica qual è stata? Fare swipe solo a ragazze di madrelingua inglese, per esercitare la lingua. No, aspetta. Detto così suona male. Ecco come ho incontrato la mia ragazza, Kamala, 20 anni, australiana, che ha vissuto per più di un anno a Milano. Una relazione a distanza è qualcosa che non ti aspetteresti mai di vivere. Quando ti affezioni a qualcuno, vorresti condividere più tempo possibile con quella persona. In una relazione a distanza, però, non puoi. Quello che c'è da condividere più delle volte è solo la schermata di FaceTime. È quando viene stabilita una deadline che diventiamo tristi. Siamo insoddisfatti per definizione e vogliamo sempre di più. Come dei bambini al parco, vorremmo giocare all'infinito. Vorremmo essere eterni e a volte amiamo le persone con un amore quasi deleterio. In una relazione a distanza le deadlines sono fondamentali, ma stabilire delle routine ancora di più. Quando si è insieme, fare più esperienze possibili. Quando si è distanti, stabilire orari di chiamata. Attenzione, non è impossibile. E ve lo dico io che vivo a 10 ore di fuso orario dalla mia ragazza. Quello che stiamo attraversando in questi giorni non è così tanto diverso. Lo stiamo vivendo con chiunque, persino con i nostri amici. Quando ti butti in una nuova esperienza come questa, realizzi poi che non è così male. Inizi persino a ritagliare più tempo per te stesso. Ma la cosa più importante è che impari a vivere il presente. Perché è il momento in cui incontrerai quella persona che realizzerai quanto è importante vivere al massimo quel singolo istante. Come se fosse il vostro ultimo. Perché se il tempo che avete a disposizione è limitato, lo vivrete sicuramente nella maniera più intensa possibile. Se vivessimo ogni giorno come si vive una relazione a distanza, saremmo tutti meno tristi e rispetteremo di più noi stessi e i nostri spazi, senza sentirci in colpa per rimanere a casa a scrivere o leggere un libro.
Quindi, come si sopravvive ad una relazione a distanza ai tempi del coronavirus? Beh, in realtà non è che cambi molto dalla vita di tutti i giorni. Però se vivi in un paese in lockdown è un po' un casino. Ciao amore. Ciao amore. So I have some bad news. Australia just closed its borders for 6 months. What do you mean? Non ci potremo vedere per almeno 6 mesi. Ma vaffanculo.